Non sono mai stata una santa, parliamoci chiaro. Ma certi limiti non andrebbero mai oltrepassati. È chiaro che la situazione ha preso una piega che non ci aspettavamo. Il rischio diventa sempre più grande. E io so perfettamente chi è la causa di tutto. Sei tu. Sei uno psicopatico. Siamo nella merda. Volete cominciare ad aprire questi cazzo di occhi? Abbiamo bisogno di soldi. Quindi la tua soluzione sarebbe quella di metterci a fare le puttane? No, cara. La mia soluzione è quella di gestire delle puttane. In realtà è già tutto organizzato. Gestiremo esattamente 21 puttane che ci garantiranno la provvigione su ogni scopata rimediata grazie al nostro sito. 30.000 diviso 3? Non esattamente, diviso 4. Mi sono permessa di contattare un esperto del settore. Ci hai usate a tuo piacimento. Hai fatto perdere il controllo a questa cazzo di città. Molte delle ragazze sono inspiegabilmente scomparse. Hai favoreggiato fino all'ultimo dei corrotti. Ti sei mosso ben oltre i nostri accordi. Noi molliamo. Consideraci fuori. Di occhi. Bisogna attivare il cervello per trovare un'idea. Insomma, dobbiamo svoltare. Come? Vi ricordate Marika? La parrucchiera che abbiamo conosciuto l'anno scorso di Ibiza? L'ho ribeccata qualche giorno fa su Facebook. Oh, si è messa a fare la puttana. E sapete quanto guadagna a settimana? 2.000. Quindi la tua soluzione sarebbe quella di metterci a fare le puttane? No, cara. La mia soluzione è quella di gestire delle puttane. Avete presente la vecchia ferramenta di mio zio? Quella sarà la nostra base. So che c'è ancora la corrente, è abbastanza spazioso, ma soprattutto è nascosto. Tu, brutta nerd, penserai a creare un bel sito, una cosa pulita, di qualità, diversa da tutti gli altri siti. Tu ti occuperai delle foto, la tua reflex andrà benissimo. Piazziamo qualche luce, un telo nero e ci siamo. Ragazze, come avrete capito, in realtà è già tutto organizzato. Gestiremo esattamente 21 puttane che ci garantiranno la provvigione su ogni scopata rimediata grazie al nostro sito. Abbiamo stimato un incasso medio giornaliero di 52 euro per ogni ragazza. Che al mese fa? 32760. 32.760 euro al mese. 30.000? Diviso 3? Non esattamente. Diviso 4. Mi sono permessa di contattare un esperto del settore. Thank you.
Somebody's gotta do it.